Un tale torna indietro per aiutare un tal altro che poi muore. Nessuna teoria per la storia che si ripete. Repliche squisite, ma si notano differenze che fare. L'astinenza è la chiesa del divertimento. De chi grita? Tutto tace. Ere imitative a fondamento di questo paese, dai santuari cerbiattano instancabilmente, schiantandosi sui cofani in corsa. All'acquario, datazioni a cazzo dei millenni, solo grane nel paradiso dei risolti. Organi amministrativi ti soffiano sul collo, un bacio, una carezza e zac, fregato. Rivoluzioni moderne con la pula che arriva e ti smorza la festa. Disco Bulk Edit Rebuilt, si vede il caldo girare, son temperature sveltissime, vengono da dimensioni remotissime, definizione legale dell'apprendimento. Aperture d'opera deliziosamente ultime, la più vecchia sa cosa fare. New Com, rivisto e scorretto, l'ultima battaglia coinvolgerà l'intero gregge, ma prima un'anteprima. Mani alzate dalla classe morta, la storia si lamenta, la regina se ne frega. Full term instant, smantellamento delle unità e delle decine. L'addetto specifica, gli originali sono sempre più cari. Mascherina, riapre la cassa 3. La giustizia invoca e dimostra, non ho potuto, ho avuto da fare. La tesi secondo cui tutto ma niente, fate la somma meno 3. Poi fa quella cosa con la lingua che ha una realtà tutta sua, che non è dato sapere, affetti odierni, vite moleste, il nastro al titanio, registra imprese titaniche, ormai vecchissimo barcolla e cade, arbusti dalle corte, radici, pesi, misure e altri ritrovati della continenza, giorni d'ago e filo sottofondo di trasmissioni pubbliche, è il fantastico, l'arte fattucchiera, animazioni sospese, bestiari dell'infinito, che fai stamane? I brani che vi ho letto sono tratti da Errata Porridge di Roberto Cavallera, uscito nella collana Zaccinto Edizioni, nella collana Manufatti Poetici dell'editore Zaccinto, il numero 16 della collana. Roberto Cavallera è nato nel 1968 e ha pubblicato per Arcipelago Edizioni, ha pubblicato SLM e ha partecipato al volume collettivo Eggs.it, materiali fuori contesto nel 2013. Altri suoi testi sono presenti in rete su gam.org e su isu.com e altri lit blog letterari. Insieme a Marco Giovenale cura il blog compost.txt blogspot.com. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixti.